penso che la prima cosa utile da farti sia spiegarvi un attimo che cosa significa questo titolo, perché c'è questa congiunzione macchine e sistemi energetici. E, tanto per cominciare, diciamo, so che già lo sapete che tutti gli studenti prima di iniziare a seguire un corso si informano un po' sui contenuti, però a scanso di equivoci cerco di introdurvi un attimo i principali argomenti, cominciando proprio dal titolo evidentemente del nostro corso, macchine e sistemi energetici. Cosa sono le macchine? Cosa sono i sistemi energetici? Perché nel titolo compaiono entrambi. Le macchine, non pensate alle automobili, quasi nessuno quando prende la propria automobile dice no, vengo con l'automobile, vado a prendere un attimo l'automobile, dico sempre no, vengo in macchina, sono in macchina, no? Non c'entrano con quelle che studiamo noi nel nostro corso. Almeno diciamo un pezzetto che compone l'automobile rientra negli argomenti del nostro programma, solo un pezzetto. Le macchine di cui parliamo sono dei sistemi che ci consentono di convertire l'energia da una forma ad un'altra. Questa è una macchina, questo è lo scopo che si prefigge il costruttore della macchina, dare la possibilità di trasformare l'energia da una certa forma ad un'altra. Perché uno si pone questo problema? Semplice, perché sostanzialmente l'energia che noi adoperiamo tutti i giorni nella nostra vita, tra qualche minuto vedremo un po' più in dettaglio che tipi di energia mi riferisco, ma dicevo, l'energia che noi adoperiamo tutti i giorni nella nostra vita si presenta, noi appunto la utilizziamo in forme che un po' alla volta impareremo, chiameremo forme utili dell'energia. E da dove la prendiamo, da dove la ricaviamo? Lo immaginate, lo ricaviamo da quello che la natura mette a nostra disposizione. Il problema è che la natura mette a nostra disposizione diverse forme di energia che chiameremo, per distinguerle, le chiameremo fonti di energia, ma che il più delle volte si presentano, queste fonti si presentano in una forma per noi non utile, non utile ai nostri scopi. Magari fra qualche minuto precisiamo un attimo meglio questa cosa. Facciamo subito un esempio, diciamo, una delle forme più utili che più ci sono familiari, basta guardare quello che stiamo facendo in questo momento, cioè accendiamo il proiettore, il computer, la luce in questa stanza, beh, avete intuito, diciamo, una delle forme più utili e più utilizzate dall'uomo al giorno d'oggi è sicuramente l'energia elettrica, come immaginate facilmente. Altra cosa che immaginate facilmente, oltre che la sapete, lo sapete, è che chiaramente l'energia elettrica non è che ce la fornisce così, in questa forma, la natura. Che ricordo una pubblicità di alcuni anni fa, io non amo la pubblicità, questa era particolarmente carina, in cui appunto non mi ricordo neanche bene, sì, mi sembra dell'Enel o comunque di un produttore di energia elettrica, c'era questa pubblicità simpatica in cui si vedeva un bambino che scavava nella sabbia, uscivano i due buchini tipici della,
della presa di corrente, lui nella sabbia ci metteva una cosa e sentiva la musica, accendeva la lampadina. Era appunto uno spot pubblicitario, però appunto il significato è simpatico, perché chiaramente l'energia elettrica nella forma appunto che noi conosciamo, che noi mettiamo la spina e facciamo funzionare i nostri apparecchi, chiaramente non è che la troviamo così disponibile in natura. La natura mette a disposizione varie fonti da cui noi poi, a seguito di alcune trasformazioni, riusciamo a produrre l'energia elettrica che portiamo nelle nostre case, nei nostri uffici, eccetera. Gli apparecchi, gli strumenti che effettuano queste trasformazioni dalla fonte, così come ce la fornisce la natura, alla forma, così come noi la reputiamo utile, questi apparecchi si chiamano macchine, che questo è il significato in senso generale. Chiaramente ne esisteranno di numerosi tipi, i principali saranno appunto oggetto del nostro corso. E il sistema energetico, sono quasi sinonimi, lo diciamo subito senza perdere tempo. Diciamo che un sistema energetico è appunto, come dicono i termini, un sistema costituito da più strumenti, ovvero da più macchine, ognuna delle quali sovraintende ad una trasformazione energetica. L'obiettivo finale di questo sistema energetico è appunto la trasformazione, poi alla fine, di una fonte di energia, trasformarla appunto in una forma utile dell'energia. Come un po' sapete già, un po' vedremo, non un po', parecchio vedremo insieme, questa trasformazione non sempre può avvenire in un unico passo, in un'unica macchina. Magari fra qualche minuto faremo qualche altro esempio, giusto per semplicemente per chiarire meglio questo concetto di partenza. Nel senso che a volte è un po' più complicato passare dalla fonte naturale alla forma utile, cioè è difficile in una singola trasformazione, in una singola macchina, ottenere questo risultato, raggiungere questo obiettivo prefissato. A volte è necessario fare un certo numero di trasformazioni in serie per appunto raggiungere questo obiettivo, cioè io ho a disposizione una certa fonte di energia, voglio ottenere una forma utile dell'energia e per fare questo parto dalla fonte, effettuo una serie di trasformazioni il cui risultato finale sarà l'ottenimento della forma utile dell'energia. Tutte queste trasformazioni avvengono all'interno di questi strumenti che abbiamo definito macchine, il loro complesso lo possiamo definire un sistema energetico. Okay? Va bene, e allora abbiamo un attimo chiarito il titolo, il significato del titolo del nostro corso. Magari adesso mi organizzo giusto per entrare in argomento. Incominciamo, come vi avevo anticipato stamattina, cerco di raccontarvi un po' gli argomenti che andremo a trattare durante il nostro corso. Prima di
di fare questo, ancora qualche accenno a qualche faccenda pratica, nel senso che voglio dare, voglio fare una domanda io a voi e poi darvi un ulteriore, allora no, diciamo il contrario, prima di tutto, visto che ci stiamo conoscendo adesso, vabbè, me lo sentirete ripetere fino un po' alla noia durante le nostre lezioni, ma comunque oggi è la prima e quindi è giusto cominciare da subito. Io ci tengo particolarmente a che voi che fate il sacrificio la mattina di venire qua, che volta anche al pomeriggio, cioè di stare ad ascoltare quello che vi racconto a lezione, e io ci tengo a che quando uscite poi dall'aula alla fine della lezione abbiate abbastanza chiaro, se non il 100%, almeno il 99% delle cose che vi ho detto. Insomma, mi dispiace, è una mia vecchia fissazione, che insomma lo studente viene, ascolta, però tante cose rimangono vaghe e poi si deve porre il problema di andarle a capire in un secondo momento, chiaramente con l'ausilio del libro. È chiaro che per fissarle bene in mente ci sarà bisogno dello studio autonomo che ognuno di voi farà, però se io vi racconto un certo argomento, se qualcosa non è chiaro è un peccato, e quindi vi invito oggi, poi ve lo dirò n volte durante le nostre lezioni, ma da subito vi invito a farmi presente i vostri dubbi, quello che non vi è chiaro, le vostre perplessità o semplicemente una curiosità che vi può nascere mentre si parla di un argomento, potrebbe nascervi una curiosità relativa a qualche argomento magari affine. Quindi l'invito è fatemi le domande che volete e anche quando volete, cioè non è necessario aspettare la fine della lezione, sennò quella domanda poi si perde un po' magari fatemi finire la frase, sennò perdo il filo, insomma, cioè, giusto che arrivo a completare la frase, poi tranquillamente esponetevi tutti i vostri dubbi. Ok, questo da parte mia. Da parte vostra invece quello che subito via premia vi volevo chiedere è piccolissimo sondaggio. Avete tutti più o meno studiato, se non già sostenuto e superato brillantemente, non ha importanza, ma almeno studiato la fisica tecnica? Sì. Vabbè, questo mi tranquillizza, perché come vedrete è assolutamente propedeutica per tanti argomenti che affronteremo. Sapete, la propedeutica non è più obbligatoria, quindi giustamente uno studente potrebbe dire vabbè, io adesso seguo, studio, faccio l'esame di macchina e poi dopo faccio la fisica tecnica, perché non c'è scritto, non trovate da nessuna parte, cioè, non potete fare analisi 2 se non avete fatto analisi 1, non c'è altrettanto per quanto riguarda macchine e fisica tecnica, però formalmente non c'è, ma culturalmente invece è importante questa sequenza, perché per come sono organizzati i nostri moduli, i nostri corsi, chiaramente io e i colleghi di fisica tecnica a suo tempo abbiamo cercato, abbiamo fatto uno sforzo per mettere un po' in fila i nostri programmi, quindi io, siccome dobbiamo parlare di tante cose, evito, a meno di qualche cenno che ci occuperà qualche giorno, evito di fare quelli, una volta si facevano tanti anni fa, non c'erano più tempo, evito di fare tanti richiami di termodinamica, per esempio. Do per scontato che li abbiate già fatti, questo ci consente di poter
rapidamente entrare poi nel vivo del nostro programma. Se ricominciassi a fare primo e secondo principio, trasformazioni, eccetera, perderemmo tutto il primo dei tre mesi di lezione. Quindi questo, ecco perché vi chiedevo questa cosa, mi tranquillizza parecchio, in modo che possiamo andare serenamente. È chiaro che anche lì, diciamo, se qualcuno poi ascoltandomi dovesse avere qualche dubbio su qualche aspetto puramente termodinamico, non c'è problema, non è che dovete fare finta di saperlo, se in quel momento vi sfugge, nessun problema, parliamone tranquillamente. Va bene, allora, veniamo quindi a introdurre i contenuti del nostro corso, quindi quello che vi dicevo prima, di che cosa ci andiamo ad occupare, come andiamo a osservare queste macchine, questi sistemi che sovraintendono alle trasformazioni energetiche. Andiamo, attrezziamoci un attimo. Cerchiamo di allora, veniamo un po' diamo un po' un'occhiata un po' più da vicino a quello che vi dicevo in precedenza. Diciamo, cosa sono le macchine? Perché abbiamo bisogno delle macchine? Quello che vedete qui è una specie di cartone animato di un particolare tipo di macchina. Questo particolare tipo di macchina lo adoperiamo per effettuare solo un esempio, chiaramente. Lo adoperiamo perché è particolarmente semplice e quindi facilmente comprensibile l'esempio. Ovvero, questa è una macchina insomma, un po' stilizzata per dare vita a questa sorta di cartone animato che trasforma l'energia di una fonte naturale in una forma utile. Qual è questa forma utile e qual è l'energia e qual è la fonte naturale? L'energia in forma utile è l'energia meccanica, cioè l'energia legata al movimento
in particolare alla rotazione di quell'albero di questa macchina, nel senso che ci farà comodo, sarà utile poter utilizzare la rotazione di quell'albero. Immaginate anche sistemi molto antichi, diciamo anche primordiali, se appunto io ho bisogno di questo movimento, per esempio per in un mulino per macinare il grano, sapete, l'alternativa è attaccare una macchina di questo genere, è quasi impossibile muoverla a mano. I sistemi primordiali utilizzavano un animale, non so, un cavallo, un asinello, un bue, che soggiogato in qualche maniera faceva girare le pale della macchina per poter macinare i grani. Qualcuno poi ha pensato di sostituire quella fonte naturale, qual era la fonte naturale? L'energia muscolare della povera bestia, con un'altra fonte naturale, per esempio l'energia cinetica di un corso d'acqua, okay, o anche l'energia cinetica del vento, per esempio, e quindi i famosi mulini a vento, tutti li avrete sentiti nominare e visti in qualche immagine. Questa è una sorta di macchina appunto idraulica, dove la fonte primaria è appunto l'energia potenziale idraulica di una sorgente naturale. L'obiettivo è quello di trasformare questa fonte naturale messaci a disposizione dalla natura in una forma utile. Per esempio, la natura, come dicevo, ci mette a disposizione questa che chiamiamo energia potenziale idraulica, cioè voi vedete un bacino d'acqua, un laghetto, diciamo, un laghetto che tranquillo, eccetera. E uno non associa immediatamente all'immagine del lago il concetto di energia, soprattutto di forma utile dell'energia, perché quello sta là, tranquillo, è un'energia, appunto, come dice il termine, in potenza, cioè che diventa atto, cioè diventa effettivamente utilizzabile se e soltanto se noi interveniamo in qualche modo. Lo immaginate, senza che la facciamo tanto lunga, vabbè, avrete intuito che un po' mi diverto e ne approfitto perché è giusto la prima lezione, facciamo, come vi avevo detto, questo inizio abbastanza soft del nostro programma. Dicevo, uno non associa a questa forma di energia una fonte di energia, una forma utile. Affinché ci si arrivi, evidentemente bisognerà sottoporre la massa d'acqua contenuta in questo bacino a una serie di trasformazioni affinché si possa giungere alla forma utile dell'energia. La forma utile è appunto l'energia meccanica, cioè quella che fa muovere qualcosa. Questo giusto per fare un esempio. La natura, appunto, dicevamo prima, ci mette a disposizione, non so, il vento, che ce ne facciamo dell'energia del vento così com'è? Così com'è non ce ne facciamo granché, anzi qualche volta lo avvertiamo come un certo fastidio. Se disponiamo di una o più macchine apposite, possiamo trasformare l'energia del vento, che tipo di energia sarà? Un'energia cinetica, d'accordo, cioè legata alla velocità
di questo mezzo aeriforme, la possiamo trasformare ancora una volta in energia meccanica. E così l'energia, per esempio, della radiazione solare, che di suo già ha una forma utile, cioè ci riscalda, e quindi l'energia termica rappresenta anch'essa una forma utile. Se vogliamo invece ricavare ancora una volta energia meccanica e o energia elettrica dalla radiazione solare, abbiamo bisogno di macchine per queste trasformazioni. E via discorrendo, da ultima, per esempio, se voi prendete una lattina, una tanica, andate dal benzinaio qui di fronte, ve la fate riempire di benzina, di gasolio o di quello che volete, diciamo, quando camminate in quella tanica voi vi portate appresso una fonte di energia, anche quella è un'energia potenziale, la chiameremo energia potenziale chimica del combustibile, perché appunto è solo in potenza, perché finché sta dentro alla tanica non è che vi serva a granché, però, e qui penso che vado facile con l'esempio, sapete che se utilizzate questa fonte che vi siete procurati dal benzinaio, nel senso che la fate, la sottoponete a una serie di trasformazioni, in cambio dall'energia contenuta in quella tanica, in quella forma inutile, no? Finché sta dentro alla tanica è inutile quella forma, quindi non vi produce nessun effetto utile. Se invece la sottoponete ad una serie di trasformazioni all'interno delle macchine di cui stiamo parlando, come sapete avrete a disposizione l'energia meccanica che vi servirà per far girare le ruote della vostra motocicletta, della vostra automobile, dell'autobus, di quello che sia. E se ciò non bastasse, questa energia meccanica, se la trasferiamo a sua volta a un altro tipo di macchina, di cui noi non ci occuperemo, però per chiudere il cerchio, se trasferiamo questa energia meccanica a una macchina elettrica, un generatore elettrico, grazie a quell'energia contenuta in quella tanica di combustibile, quindi quell'energia potenziale chimica, arriveremo a produrre l'energia elettrica di cui abbiamo parlato qualche minuto fa. Ok? Chiaro? Vediamo un po' più in dettaglio questo discorso. Che cosa intendono? Diciamo, quindi la nostra base di partenza è quello che il pianeta ci mette a disposizione, la natura più in generale, e chiameremo quindi queste fonti, le chiameremo energia primaria, quella che noi attingiamo, preleviamo dall'ambiente, che utilizzeremo per le nostre trasformazioni. Abbiamo già accennato un attimo fa rapidamente questi esempi. La natura sostanzialmente ci mette a disposizione, per esempio, l'energia potenziale idraulica, quella del bacino di cui vi parlavo prima, la radiazione solare, sulla quale non c'è molto in questo momento da aggiungere, l'energia cinetica del vento, è quella conosciuta col nome di derivazione greca energia eolica, cosiddetta eolica, e poi abbiamo l'energia potenziale chimica dei combustibili. Volendo essere un po' più
precisi, possiamo anche distinguere, come sapete, si distingue in maniera abbastanza frequente oggigiorno fra quelle che sono le fonti cosiddette rinnovabili e quelle cosiddette esauribili. Lo sapete già, lo accenniamo rapidamente, la differenza sta nei tempi che sono necessari per ricostituire quella fonte dopo che l'abbiamo utilizzata e quindi che consumata. Per farvelo, come sicuramente già sapete, l'esempio classico, il petrolio che viene estratto dai pozzi dove esso è presente, e come l'avete studiato anche a scuola, ancora prima di venire all'università, quel petrolio è il risultato di una serie di trasformazioni che sono durate milioni di anni all'interno, al di sotto della crosta superficiale del nostro pianeta, che ha portato alla costituzione di quella roba di colore nerastro, maleodorante, eccetera, e che costituisce questa a tutt'oggi importante fonte di energia. Una volta che uno l'ha consumato, quindi non c'è paragone fra il tempo che impieghiamo per consumarlo e il tempo necessario per la sua nuova formazione. Quindi ecco perché viene etichettato come esauribile. Viceversa, pensiamo all'energia di un corso d'acqua, a meno che non succeda una catastrofe climatica per cui quel corso d'acqua si prosciuga, è una fonte sempre disponibile, nel senso che noi consumiamo in funzione di quello che abbiamo a disposizione, ma la natura ripropone con continuità. Evidentemente è inutile che spenda parole per illustrare questo concetto applicato all'energia solare e all'energia eolica, e quindi ecco perché questa distinzione fra fonti rinnovabili ed esauribili. Questo appunto sul lato destro, quindi ho cercato di riepilogare le fonti naturali, quella che chiamiamo energia primaria, e che, come abbiamo detto prima e come potete immaginare da questo sintetico elenco, sono alla fine danno vita a forme di energia non direttamente utilizzabili dall'uomo, come abbiamo visto nell'esempio, negli esempi che abbiamo fatto qualche minuto fa. Cosa intendiamo noi per forme? Sostanzialmente le forme che noi classifichiamo utili dell'energia sono tre: l'energia termica, l'energia meccanica e l'energia elettrica. Credo che possiamo andare veloci su questa rassegna, nel senso che non credo sia necessario spendere parole per commentare, per analizzare queste tre forme di energia, e quindi andiamo avanti. Questo è l'esempio che avevamo già visto prima, cioè guardando la parte destra di questa tabella, cioè cerchiamo di capire quali sono queste fonti naturali. Quindi abbiamo fatto l'esempio dell'energia potenziale idraulica, l'energia della radiazione solare, l'energia potenziale chimica che deriva dallo sfruttamento di un combustibile, l'energia cinetica del vento, quella che chiamiamo energia eolica,
Va bene, volendo ci mettiamo l'energia meccanica da fonte muscolare, questa non è che ci interessa più di tanto. Ok, questa energia meccanica invece che viene prodotta a partire da una di quelle fonti, questa è l'energia elettrica sul cui significato non ci stiamo a dilungare, ed ecco quindi quello che vi dicevo prima, che cos'è una macchina? Un oggetto che sostanzialmente converte l'energia primaria che abbiamo visto prima in energia utile. Di queste cose poi parleremo domani. Ok? Quello semplicemente, quindi come dicevo, che vi voglio raccontare oggi, quando torniamo al punto di partenza, sono un po' i contenuti del nostro corso. E quindi cerchiamo di capire un attimo, quindi volendo semplicemente fare un attimo una sintesi dei principali contenuti del nostro corso, diciamo subito che, lo vedremo domani, ma se appunto consideriamo come forme utili dell'energia, consideriamo principalmente l'energia meccanica, che è quella che fa muovere le cose, o l'energia elettrica, con la quale non credo sia il caso di discutere. Ecco, noi cercheremo di studiare le macchine e i sistemi energetici che a partire dall'energia primaria che la natura ci mette a disposizione, riusciamo a arrivare a una o ad entrambe di queste forme utili dell'energia. Che intendo dire? Mi spiego appunto con l'esempio semplice, l'esempio che abbiamo visto prima. Diciamo, quando è possibile, diciamo, a seconda della fonte naturale, quindi dell'energia primaria che la natura ci mette a disposizione, dobbiamo seguire strade diverse per ottenere gli stessi risultati, gli stessi obiettivi. Chiaramente strade diverse che non hanno tutte la stessa efficienza durante il percorso che facciamo dalla fonte al nostro risultato finale, e soprattutto non hanno, queste diverse strade chiaramente non hanno lo stesso impatto sull'ambiente nel quale facciamo avvenire queste trasformazioni. Mi spiego con un esempio, se no rimane troppo nel vago. Per esempio, una strada abbastanza, diciamo, semplice da seguire e quindi di buona
efficacia, e poi vedremo che cosa intendo con questo termine, volutamente oggi ci manteniamo sulle generali, avremo modo di entrare nei particolari un po' più in là. Diciamo, l'esempio che vi facevo prima, se noi consideriamo come fonte primaria, per esempio, l'energia di un corso d'acqua che immaginiamo facciamo precipitare da una certa altezza, ok, noi facciamo una trasformazione diretta di questa forma primaria di energia, per esempio l'energia potenziale idraulica di un corso d'acqua, in energia cinetica di quest'acqua e quindi in energia meccanica. Se il nostro obiettivo è soltanto far girare le pale di un mulino, ci possiamo fermare lì, oppure proseguiamo, ovvero colleghiamo alla macchina del tipo del cartone animato che vedete lì, colleghiamo ad essa una macchina elettrica e convertiamo l'energia meccanica di questa macchina, che la macchina ha acquistato a spese dell'energia dell'acqua, la convertiamo poi a sua volta in energia elettrica. E questo è un sistema di buona efficacia e con un impatto contenuto, non nullo. Ne approfitto, ne parleremo abbondantemente, nessuna trasformazione energetica può avvenire ad impatto nullo sull'ambiente, ognuna ha un suo impatto, bisogna distinguere fra quantità e qualità dell'impatto, però questo impatto, diciamolo subito, non sarà mai nullo. Okay. Analogamente, se invece dell'acqua sfruttiamo il vento, la catena è la stessa. Le cose cambiano significativamente se facciamo riferimento invece a quell'altra fonte che ci è abbastanza familiare, tutto sommato, quando mi riferisco all'esempio che vi facevo prima, cioè della tanica di benzina, cioè sto parlando dell'energia potenziale chimica di un combustibile, qualunque esso sia chiaramente il combustibile, quindi in generale l'energia potenziale chimica del combustibile. Come sapete già, ma è il momento di riparlarne, questa energia potenziale chimica del combustibile prevede un passaggio intermedio, cioè se l'energia primaria è, appunto nel nostro esempio, si tratta dell'energia potenziale chimica di un combustibile, noi dobbiamo necessariamente fare un passaggio intermedio, trasformare questa in energia termica, e successivamente l'energia termica in energia meccanica, ok? Se quello è il nostro obiettivo. Chiaramente la differenza con il caso di prima, e qui ecco che subito ci tornano comode le vostre competenze di termodinamica di cui vi ho parlato all'inizio. Chiaramente, come ricorderete, abbiamo un fattore di criticità abbastanza importante relativo a questa trasformazione, cioè energia termica in energia meccanica, nel senso che, come vedremo con calma e tranquillità più avanti, queste forme primarie di energia non hanno tutte la stessa, la chiameremo qualità dell'energia, nel senso che l'energia cinetica, per esempio, se la mia fonte primaria è appunto l'energia cinetica del vento, per esempio, ok? Quindi energia cinetica del vento, io in teoria posso trasformare
integralmente al 100%, se ho 100 unità a piacere vostro di energia cinetica del vento, almeno sulla carta io le posso trasformare in 100 unità coerenti di energia meccanica, ok? Ripeto, almeno in teoria, nel senso che poi dal punto di vista pratico dipenderà da quanto sono stato bravo io a costruire l'oggetto, a costruire una macchina di quel tipo che trasforma l'energia cinetica del vento in energia meccanica. Ma da un punto di vista fisico, se io sono, faccio l'ipotesi di aver costruito una macchina perfetta, la natura, la fisica di questo problema non mi vieta di trasformare 100 unità di energia cinetica in 100 unità di energia meccanica, ok? E altrettanto, sempre nell'ipotesi di aver costruito una, qui in mezzo ci sarà un'altra macchina, appunto come abbiamo detto prima, un'altra macchina perfetta, nulla vieta dal punto di vista fisico di trasformare 100 unità di energia meccanica in 100 unità di energia elettrica. Quindi possiamo dire che queste forme di energia hanno tutte la stessa qualità e quindi sono mutuamente sostituibili. Altrettanto non possiamo dire per questa, l'energia termica, ok? Perché anche se costruiamo macchine perfette per la trasformazione, c'è proprio un limite fisico naturale per il quale non possiamo mai trasformare 100 unità di energia termica in 100 unità di energia meccanica. Okay? E su questo poi chiaramente, adesso l'abbiamo presentata così, siamo solo in fase di vedere i contenuti del nostro corso, su questo chiaramente dovremo discutere a lungo nei prossimi giorni. Quindi, quello che vi dicevo prima, ci sono dei percorsi diversi per giungere agli stessi obiettivi e ci saranno quindi delle macchine e dei sistemi energetici diversi per a seconda delle strade che andremo a seguire. Nel caso in cui appunto questa strada, che è una delle più critiche, vi anticipo che ad oggi è sicuramente, purtroppo ancora oggi, e aggiungo il purtroppo, ma è così, gli ingegneri devono fare i conti con la realtà in cui vivono, questa strada è ancora oggi la più seguita nello scenario delle trasformazioni energetiche e quindi a questa strada noi dedicheremo una fetta importante del nostro programma. Poiché appunto partiamo da una fonte primaria che è quella che chiamiamo energia potenziale chimica del combustibile, passando attraverso la produzione dell'energia termica e quindi successivamente di quella meccanica e di quella elettrica, gli impianti che noi andremo a studiare che fanno questa operazione, cioè queste che vi ho detto adesso, cioè producono energia termica a partire da una fonte di energia potenziale chimica e poi convertono l'energia termica e l'energia meccanica, si chiamano impianti motori termici. Questo banalmente, insomma, queste tre parole indicano che l'obiettivo, lo scopo di questi impianti è produrre energia meccanica, ecco, no, sì, energia meccanica, quindi ecco perché impianti motori,
termici perché alla base c'è la conversione termodinamica dell'energia termica in energia meccanica. Ok? E quindi studieremo i vari tipi di impianti che sovrintendono a questa catena di trasformazione. L'energia potenziale chimica del combustibile, energia termica che se ne ricava, la conversione termodinamica dell'energia termica in energia meccanica. Poi, come sapete, ci si può fermare lì se il nostro obiettivo è ottenere qualcosa che si muova, vedi per esempio i mezzi di trasporto, qua tutti i mezzi di trasporto si fermano alla produzione dell'energia meccanica, si può continuare convertire ulteriormente l'energia meccanica in energia elettrica se quello è l'obiettivo. Tutti questi impianti che seguono questa strada si chiamano appunto impianti motori termici. Ne approfitto per un'altra indicazione importante. Quando io parlo, ho già ripetuto numerose volte le stesse parole, gli stessi termini: trasformare l'energia da una forma ad un'altra, conversione di le varie forme dell'energia all'interno di queste nostre macchine, però ho taciuto, non ho specificato, qua appunto diciamo sempre questa roba, energia, ma l'energia di chi? Cioè chi è che materialmente possiede una certa forma di energia e quindi la macchina la deve trasformare in un'altra forma? Parliamo evidentemente in tutto quello che diremo da oggi fino all'ultima lezione. Quando noi parliamo di energia intendiamo sempre l'energia posseduta da un fluido, che per noi il fluido è un elemento indispensabile per queste trasformazioni energetiche. È sempre l'energia di un fluido che noi convertiamo in questi nostri obiettivi, l'energia meccanica, l'energia elettrica e via dicendo. Ok? Ecco perché qualche volta appunto le macchine, qualcuno ci attacca anche l'altro termine, le chiama anche macchine a fluido per distinguerle dalle macchine elettriche. La macchina che trasforma l'energia meccanica in energia elettrica chiaramente è una macchina dove i fluidi non c'entrano niente più ormai, okay? E sono quelle appunto che chiamiamo macchine elettriche, diciamo. Non ci sarebbe bisogno di specificarlo. Se voi trovate il termine macchina senza altre aggiunte, senza altre specificazioni, è sottinteso che quella sia una macchina a fluido. Sono gli ingegneri elettrici che tendono a chiamarle macchine a fluido per distinguerle dalle loro macchine, che sono le macchine elettriche. In realtà sono arrivate molto più tardi e diciamo non ci sarebbe bisogno di questa precisazione. Se noi diciamo macchina, la macchina è sicuramente una macchina che utilizza un fluido per la trasformazione energetica alla quale deve sovraintendere. Ok? Ciò detto, quindi torniamo ai nostri contenuti. Quindi noi studieremo questi impianti motori termici che effettuano queste trasformazioni di cui abbiamo accennato un attimo fa, utilizzando quindi dei fluidi per poter ottenere gli obiettivi di cui stiamo parlando. Okay? E questi fluidi possono essere tipicamente liquidi o gassosi. Quindi liquidi, quindi
il più diffuso evidentemente l'acqua, in forma, in fase liquida per esempio, oppure quando parliamo di impianti motori termici, quindi se stiamo seguendo questa catena qui a destra, energia potenziale chimica di combustibile, termica, meccanica ed elettrica, chiaramente il fluido, il nostro fluido che chiameremo fluido di lavoro, quindi il nostro vettore energetico, quello che ci consente appunto di trasformare, di convertire l'energia termica in energia meccanica, sarà per esempio acqua in forma vapore, e anche qui diciamo mi conforta il fatto che ben conoscete i cicli Rankin, i cicli Irn, eccetera, secondo i quali appunto l'energia, il contenuto energetico del vapore può essere in apposite macchine che chiameremo impianti motori turbine a vapore, possono essere trasformati in energia meccanica. Oppure il fluido di lavoro può essere un gas che, a cui si somministra una certa quantità di energia termica ottenuta sempre a spese della fonte primaria costituita dall'energia potenziale chimica di un combustibile, e poi il nostro fluido di lavoro, il nostro vettore energetico, cioè quello il cui contenuto di energia andremo a trasformare in energia meccanica, può essere un gas per esempio. A questa categoria appartengono questi altri impianti che studieremo, quindi impianti motori termici con turbina a vapore, oppure chiaramente se il fluido è un gas, molto banalmente saranno impianti motori termici con turbine a gas. E poi c'è, diciamo, sempre al, diciamo, del, accomunati dal utilizzare come fluido, come vettore energetico un gas, abbiamo una categoria di impianti motori termici un po' particolari, che sono quelli che, ripeto, riuscite forse a vedere più facilmente, perché è un po' difficile vedere proprio con i propri occhi un impianto con turbina a vapore o un impianto con turbina a gas, però di questa stessa categoria, a questa stessa categoria appartengono anche quelli che chiamiamo i motori a combustione interna, che sono i motori, poi impareremo a definire, a chiamare volumetrici, alternativi, come volete, e che sono quelli che fanno appunto girare le ruote delle nostre automobili, motociclette, camion, autobus e quant'altro. Queste sono le tre grandi categorie degli impianti motori termici che studieremo, come pure invece nel momento in cui, per esempio, sempre il cartone che continua a girare là sopra, nel momento in cui potremo seguire non questa strada, ma per esempio quella di convertire direttamente l'energia cinetica del vento o dell'acqua, se è quella, che abbiamo a disposizione, in energia meccanica, quindi senza questo anello intermedio della conversione termodinamica dell'energia termica in energia meccanica, per esempio un'altra categoria importante è costituita da quelli che chiameremo impianti motori, impianti motori idraulici. Altri 5 minuti e, come promesso,
vi lascio un po' prima dell'orario, come prima lezione. L'ultima cosa, appunto sempre riferendoci al nostro programma, vi volevo accennare a un altro tipo possibile di trasformazione energetica. Finora abbiamo visto quelle che sicuramente sono più utilizzate e anche quelle che abbiamo maggiore facilità ad intuire, cioè la natura mi mette a disposizione una certa fonte di energia, appunto, ripeto, in una forma che non ritengo utile, andiamo a vedere come trasformarla appunto in una forma utile. Esistono, ne parleremo abbondantemente, altre categorie di macchine, sempre macchine si chiamano, che fanno un'operazione un po' diversa, direi quasi l'inversa di quella che abbiamo appena descritto. Cioè, sempre per nostra comodità, per nostra utilità, è possibile, per esempio, innalzare il contenuto energetico di un fluido a spese chiaramente di una energia, non so, per esempio meccanica, che già abbiamo prodotto, perché da qualche parte evidentemente la dobbiamo aver prodotta. E ci può essere utile, per esempio, innalzare il livello di energia di un fluido, quindi fare una cosa un po' inversa a quella che abbiamo detto finora, perché finora abbiamo visto come è possibile sfruttare il contenuto energetico di un fluido per ottenere il nostro obiettivo, cioè far girare le ruote dell'automobile, per esempio, quindi l'energia meccanica, far girare un alternatore e una macchina elettrica che produca, ad esempio, l'energia elettrica. Però, per esempio, possiamo anche immaginare l'operazione inversa. Quando fa caldo, per esempio, e senza sofisticati impianti d'aria condizionata, ma semplicemente per trarre un minimo di refrigerio, ogni tanto, insomma, sicuramente avrete visto quello che chiamiamo il ventilatore, no? Okay. Ventilatore è un particolare tipo di macchina di cui parleremo, che concettualmente che cosa fa? Il contrario proprio di questo che abbiamo detto prima, cioè sfrutta l'energia meccanica delle pale, a loro volta evidentemente questo ventilatore chi è che lo fa girare? Sempre dobbiamo mettere la spina nella presa, se no hai voglia, quello non gira. Però quando gira, l'energia che sfruttiamo è energia meccanica. Per farne che cosa? Per far crescere l'energia cinetica dell'aria, per esempio, che è contenuta in questa stanza, perché se ci facciamo arrivare sul volto, l'aria con un minimo di velocità in più rispetto a quella che ha quando è inquiete, noi proviamo refrigerio perché migliora, questo migliora il coefficiente di scambio termico convettivo, quindi ci asporta un minimo di calore dal nostro viso e noi proviamo quel beneficio che è. Però per fare questo abbiamo dovuto incrementare l'energia cinetica dell'aria che sta in questa stanza, ok? Qualunque trasformazione, questo esempio banale che stiamo facendo, tutti questi esempi banalissimi che vi sto facendo oggi, però hanno tutte una base comune. In campo energetico nessuna trasformazione di nessun tipo può avvenire gratis, e vi sentirete dire spesso questa espressione. Chiaramente gratis non intendo dire dal punto di vista economico,
intendo dire sicuramente dal punto di vista energetico. Quindi se l'aria che è contenuta in questa stanza ed è inquiete, a un certo punto io la faccio muovere invece con una velocità di alcuni metri al secondo, così me la sparo in faccia e sento meno caldo, è chiaro che l'aria non si mette a correre da 0 a 2, 3 metri al secondo spontaneamente, appunto gratis dal punto di vista energetico, vuol dire che da qualche parte è stata spesa dell'energia per ottenere questo risultato. Il ventilatore quindi è nient'altro che una macchina che appartiene a una categoria che impareremo, non oggi, insomma, impareremo a chiamare macchine operatrici. Queste qui si chiameranno macchine motrici, dove l'aggettivo dice sintetizza la loro funzione. Le macchine che invece sfruttano in ingresso un'energia meccanica già prodotta da qualche altra parte, per qualche altra via, per semplicemente incrementare l'energia di un fluido, si chiamano macchine operatrici. Il ventilatore è un esempio di questa macchina, di queste macchine operatrici. Se l'ultimo esempio, se invece di un fluido gassoso come l'aria, di cui ho fatto l'esempio parlando del ventilatore, pensate a un liquido, pensate all'acqua, quante volte, quanti esempi conoscete dove c'è bisogno di innalzare per esempio la pressione di un liquido? Perché? Perché grazie alle energie di pressione questo liquido può camminare dentro a una tubazione, può circolare, può salire da un livello ad un altro. Questa energia di pressione al liquido chi gliela dà? Gliela dà l'energia meccanica che una macchina convertirà in energia di pressione del liquido. Queste macchine si chiamano pompe, che appartengono anch'esse alla categoria delle macchine operatrici, e quindi dopo che avremo visto tutti gli impianti motori termici studieremo abbastanza con attenzione anche le principali macchine operatrici, sostanzialmente pompe e compressori, si chiamano così, che si assomigliano molto. La differenza sostanziale sta solo nel tipo di fluido che elaborano. Se è un liquido le chiameremo pompe, se è un aeriforme, un gas, le chiameremo compressori. Il ventilatore, di cui ho fatto l'esempio a fini pratici qualche minuto fa, è un particolare tipo di compressore. Perché? Perché è una macchina operatrice che elabora un fluido gassoso, quindi rientra nella categoria dei compressori, un particolare tipo di compressore che è comunemente conosciuto, data la sua funzione pratica, con il nome di ventilatore, ma fa parte della categoria di queste macchine operatrici che chiamiamo compressori. Credo di avervi raccontato più o meno tutto, e quindi vi faccio subito, come vi accennavo, la prima di una lunga serie di richieste, sempre la stessa, cioè vi è venuto qualche curiosità, non dico dubbio perché insomma abbiamo detto niente di che, quindi dubbio, ma qualche curiosità, qualche desiderio di chiarire meglio qualche cosa. Cominciamo già da subito, insomma, con questo mio invito ad esprimervi liberamente, insomma, per farmi sapere se avete piacere a chiarire meglio qualche cosa, a ripetere qualcosa, a parlare di qualche curiosità che vi è venuta in mente mentre io ho adoperato tutte queste parole spese fino a questo momento.
Professore, ma c'è qualche testo che possiamo consultare? Ah sì sì, però l'ho anche portato così. Chiaramente tutti i testi di macchine vanno bene, io provo, è chiaro che è una disciplina abbastanza articolata che mette insieme tanti argomenti, è facile trovare un libro in cui si parla degli impianti motori con turbina a gas, poi un altro libro dove si parla solo dei motori a combustione interna, un altro libro dove si parla solo delle pompe e dei compressori. Chiaramente tanti libri del genere vanno molto in profondità e quindi danno informazioni molto dettagliate su queste singole macchine, rinunciando a un po' di dettaglio ma mettendo tutto insieme in una visione più organica. Credo che il libro che non è vecchissimo, c'era 4-5 anni, quindi è perfettamente ancora attuale, che con spiegazioni molto chiare sull'argomento, e questo libro si chiama Macchine, l'autore è il professor Renato Della Volpe dell'Università Federico II di Napoli, l'editore Liguori, casa di Liguori Napoli, forse. E invece le modalità d'esame? Facciamo la prova orale.